Signor Presidente, signori autorità, Mr. President, it's a great honor for me, and I thank you for your words, so moving. This is an occasion for me to appreciate your presence here, and it's another occasion to improve my kindness, provided that I am really a kind man. Io vi ringrazio tutti, sono estremamente commosso e orgoglioso, ma soprattutto sorpreso per la novità di questo premio. Non lo so se sia stato assegnato perché io sono il più anziano dei membri del governo e quindi lo ritengo un premio dato a tutti i miei colleghi del governo attraverso quello che è appunto il più âgé dei suoi membri. Per la verità c'è una membra del governo che ha un mese di più, ma è una signora e quindi io non lo so, ripeto, se sono o meno un animo gentile, ma ripeto, di questo vi ringrazio molto. Ma ammesso che io lo sia, posso dirvi la ragione per la quale comunque non sono mai stato, non mi sono mai ritenuto, non sono mai stato arrogante né quando svolgevo l'attività di magistrato né tantomeno adesso. Credo che dipenda dal fatto che una delle doti maggiori, secondo me, di una persona è l'umiltà. L'umiltà non significa certo arrendevolezza e non significa nemmeno sciatteria. Significa conoscenza dei propri limiti. E la conoscenza dei propri limiti ci deriva dalla cultura, ci deriva dall'esperienza, ma soprattutto dalla lettura dei grandi testi classici che ci insegnano che la nostra vera saggezza consiste nel sapere di non sapere. La Bibbia, l'Ecclesiaste dice che più aumenta la conoscenza, più aumenta la molestia, e dove molto sapere vi è molto dolore. È una delle frasi più belle dell'Ecclesiaste. La cultura ti insegna la limitatezza delle tue facoltà e ti insegna anche a non essere mai prevaricatore del tuo prossimo e dei tuoi fratelli, perché per quanto tu possa essere ricco, potente, erudito, la vera saggezza consiste nella consapevolezza proprio di questi nostri limiti. Ed è questa l'ispirazione che secondo me dovrebbe avere ciascuno di noi. Prendere sul serio le cose, ma mai prendere sul serio, troppo sul serio se stessi. Non è una frase mia, è niente meno che di un grande generale. To take things seriously, but not yourself too seriously. E un'altra cosa che vorrei dire, citando invece un altro autore, questa volta francese, le due doti, secondo me, che dovrebbero connotare una persona saggia, dovrebbero essere l'ironia e la pietà. Anatole France diceva che l'ironia serve per sorridere alle stranezze della vita, ma la pietà per piangere sulle sue disgrazie e renderla sacra. Quindi occorre coniugare questo esprit de finesse un po' così, qualche volta anche autoironico, anzi molto autoironico, però con la consapevolezza che la vita è anche una vita di tragedie e di dolori. Da questo, secondo me, deriva quell'atteggiamento che viene chiamato kindness, gentilezza, possiamo chiamarlo in molti modi, ma che in conclusione, ripeto, dovrebbe connotare ciascuno di noi. Vedere in ognuno di noi il proprio fratello, essere coscienti dei nostri limiti che sono fissati dalla
imperfezione del nostro intelletto e della incapacità di raggiungere, di conoscere il nulla da cui siamo stati tratti e il tutto in cui siamo stati inghiottiti. Questo segmento di conoscenza che si allarga, ma che non arriva mai e non arriverà mai a conoscere l'inizio e la fine di questa retta nella quale ci troviamo. Ecco, la modestia deve derivare da questa consapevolezza e da essa modestia deriva o dovrebbe derivare anche la gentilezza che io ringrazio voi, mi avete riconosciuto. Grazie. Io invito il ministro Nordio a rimanere sul palco, perché ci sono due momenti importanti adesso, signor Ministro. A parte una piccola considerazione mia a latere, è la seconda volta che le sono molto vicino, la prima in una presentazione del suo libro a Roma, e la cosa che colpisce me, ma credo abbia colpito tutti voi, è la cultura sconfinata che lei non ostenta, però mostra e in qualche modo regala a chi la sta a sentire. Per me è una grande emozione ogni volta starla ad ascoltare, credo che sia anche per voi. Era una mia piccola considerazione a latere. Signor Ministro, oggi ci sono due riconoscimenti. Il primo è il premio appunto per la gentilezza, che tra un attimo le consegnerà Natalia Re. Io voglio leggerle la motivazione. All'illustre signor Ministro onorevole Carlo Nordio, il cui agire è intriso da grandissima dedizione e spirito di servizio, da una visione illuminata della giustizia, riscontrabile nella sua prassi operativa protesa a rispettare la dignità dei cittadini e degli operatori di giustizia, permeato da quella proprietà d'animo che è virtù integrante dell'etica, ovvero la gentilezza, definita da Schopenhauer come preoccupazione genuina e profonda per gli altri. Essa riflette dunque una comprensione della preziosità della vita e della sua imperfezione, cifra di una personalità testimone di autentici sentimenti di rispetto verso tutti. Eccola qui.